tempo di primi bilanci per l'economia casertana all'inizio di questo 2016. L'economia del nostro territorio sta vivendo un momento di grande entusiasmo, soprattutto grazie alla ritrovata visibilità della Reggia di Caserta. Siamo con il Presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone, sempre attento alle tematiche e alle problematiche della Reggia e del turismo sul nostro territorio. Presidente, la Reggia di nuovo protagonista, tutto merito di Felicori o c'è anche un lavoro di base che sta avendo in questo momento i suoi frutti? La Reggia ha ripreso a essere il principale attrattore turistico di questo territorio. Probabilmente diciamo, il ruolo iniziale, il volano del dottore Felicori, del direttore della Reggia, è stato importante. Ma su questo abbiamo visto che anche diciamo, quella società civile ha risposto all'appello intervenendo sulle cose necessarie. Ovviamente sottolineo anche la presenza qualche giorno fa nella pulizia dei campetti, che dovrebbe essere compito del comune di Caserta, dei trattori di Coldiretti che ripulivano i campetti della Reggia, che è un fatto straordinario, evento unico, ma questo per dire che tutti i cittadini casertani stanno contribuendo a questa nuova primavera casertana, questa nuova primavera che parte dal principale attrattore. A breve misureremo, insomma, anzi abbiamo già misurato, ma racconteremo i numeri del 2015 sull'economia del nostro territorio, che comunque è un'economia abbastanza difficile in un periodo di crisi che non si era mai visto nel corso dell'economia globale, cioè 7 anni di crisi evidentemente su un tessuto imprenditoriale, su un tessuto economico debole hanno inciso notevolmente, però viva Dio su questo territorio si sta ripartendo dagli stessi cittadini che stanno riscoprendo e stanno mettendo in mostra le cose positive di questo territorio. Misureremo le presenze all'interno degli alberghi casertani, abbiamo visto che sono in crescita. Misureremo anche le presenze sulla nostra costa, 42 km di costa, quindi che sono incrementate. Un piccolo bando, un piccolo incentivo che questa Camera di Commercio ha posto in essere a vantaggio delle associazioni dei dopolavoro, dei gruppi di pensionati, nello scorso anno ha fatto riempire 1200 stanze in periodi di bassa stagione, cioè tra maggio e settembre sulla nostra costa, quindi sta ritornando un appeal su un settore che è quello del turismo, che come sappiamo è uno dei settori strategici su cui può contare la provincia di Caserta, il territorio casertano per dirla meglio, insieme all'altro che è quello dell'agroindustria. La Camera di Commercio in questi anni sotto la sua gestione ha fatto un grande lavoro sul piano del turismo anche nell'ottica di un marketing internazionale. Abbiamo fatto un bel lavoro sicuramente con ovviamente l'appoggio di tutte le associazioni datoriali della provincia di Caserta, con il loro contributo, con la loro visione, la Camera ha raccontato questo territorio nella sua positività. Siamo reduci da qualche giorno da un'esperienza incredibile che è stata il Vinitaly, dove per metri quadri di padiglione occupato la Camera di Commercio di Caserta, anche se con una ventina di imprese del vino del nostro territorio, con ben 600 metri quadri di esposizione, ha raccontato il territorio. E l'ha raccontato talmente bene che lo stesso presidente della regione Campania si è intrattenuto, diciamo, molto più di quanto era previsto all'interno del nostro padiglione, del nostro stand, con le nostre imprese. Quindi siamo stati motivo di attrazione, raccontando i vini e per la prima volta, lo dico con grande forza, raccontando anche il territorio, perché il prodotto è strettamente legato al territorio. Abbiamo raccontato del Falerno, del Pallagrello, l'abbiamo fatto insieme ai nostri produttori. Abbiamo anche organizzato una cosa simpatica, perché dopo 200 anni questa Camera ha dato agli industriali della seta, del serico della provincia di Caserta un marchio collettivo, e tutti insieme gli ultimi serici di questo territorio si stanno riconoscendo, ben 9 già hanno aderito, quindi siamo oltre il 90% dei produttori di seta del territorio casertano,
hanno aderito al marchio, a disciplinare Sanleucio Silk, e lo stiamo promuovendo, quindi sarà un brand fortissimo che stiamo vendendo, e l'abbiamo coniugato insieme ai nostri vini, quindi abbiamo fatto il paniere delle nostre grandi eccellenze. Ricordo bene che a Vinitale avevamo quella gigantografia della Reggia, ovviamente, che era lo sfondo della nostra sala degustazioni e che ha visto tantissime persone nell'arco dei 3 giorni evidentemente assaggiare e degustare vini con una gigantografia della Reggia. È un bel lavoro e in sinergia tutti quanti credo possiamo fare ancora meglio. Nel settore dell'enogastronomia quanto pesa ancora la questione Terra dei Fuochi? La questione di Terra dei Fuochi è una questione che per fortuna è stata superata, era una questione molto mediatica, ma grazie anche a un bel momento che in Expo è stato realizzato dalla Regione Campania, dallo stesso Presidente De Luca, diciamo in relazione con l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, hanno presentato il piano delle analisi che sono state svolte in Regione Campania su tutto il territorio regionale. E ha dimostrato al mondo intero che Expo 2015 sul tema dell'alimentazione, ovviamente era un palcoscenico incredibile internazionale, ha dimostrato che la sicurezza alimentare con le analisi che facciamo probabilmente non esiste in nessun'altra parte del mondo, e questo ha dato un nuovo impulso. Io credo che la Terra dei Fuochi è un fenomeno che ha pesato molto, ha inciso tantissimo nel passato e che stiamo cercando di superare con tutte le forze, e oggi posso dire con tranquillità che molto probabilmente, anzi certamente, i prodotti casertani dal punto di sicurezza alimentare non hanno nulla da invidiare a nessun prodotto, anzi molto probabilmente sono più sicuri di tantissimi altri prodotti, certamente prodotti in parti del mondo dove i controlli non sono lo stesso. E di qualche giorno fa la lista dei 30 prodotti più contaminati al mondo che veniva raccontata da tutti i maggiori quotidiani, e evidentemente in questi prodotti non si palesava neanche nemmeno l'ombra sulla bontà e sulla sicurezza dei nostri prodotti. È stato un momento difficile che credo sia ampiamente superato. Grazie a Tommaso De Simone, al prossimo appuntamento. Grazie.